Kabul, di giorno, appare come una città tranquilla. Non c'è più traccia delle dimostrazioni che spinsero i commercianti a chiudere bottega e a salire sui tetti delle loro case per gridare Allah è grande e dimostrare così la loro opposizione a quelli che considerano i senza Dio che governano il paese. Capita di veder passare qualche convoglio militare, o di scorgere un carro armato all'angolo delle strade, o di guardia a un ponte o a un palazzo governativo, ma la gente non se ne accorge più, li considera elementi fissi del paesaggio locale. Russi in giro se ne vedono pochi, e sempre in macchina, civile o militare. A piedi non passeggiano. Per loro questa città rimane pericolosa, non perché i ribelli siano dappertutto, ma perché ci sono pochi posti dove possono essere sicuri che non ce ne siano. Nella città si ritrovano ancora vestigia dell'antico regime monarchico che terminò nel 73 con la deposizione e con l'esilio a Roma, dove attualmente si trova, di re Zaher Shah. C'è la tomba di suo padre, ma il sarcofago è stato smontato. Si pensava addirittura di trasformare il mausoleo in un ristorante di lusso da cui i clienti avrebbero potuto dominare tutta la città. Poi ci si rese conto che i tempi non erano i più adatti e che turisti non c'erano. E allora tutta la zona, che ha una posizione strategica di controllo sulla città, è stata affidata ai militari, che ora bivaccano e mangiano sotto le alte arcate in marmo. C'è ancora, su una collina all'altra estremità della città, il palazzo estivo della famiglia reale, un piacevole esempio di architettura locale. Qui l'idea del ristorante è stata adottata e ci vengono i figli degli alti funzionari di partito e dei pochi ricchi che ancora non sono riusciti ad emigrare per festeggiare matrimoni e anniversari o per trascorrere una serata fra amici. I traffici nel bazar si svolgono come se la guerra sconvolgesse non questo, ma un paese lontano. Quando si entra nelle viuzze impolverate di questi mercati all'aperto, i venditori di tappeti e di braccialetti alzano uno sguardo tra lo ostile e il preoccupato. E solo quando si arriva a far capire che non si è russi, l'atmosfera si sgela. Ma i trafficanti ne approfittano per mettere in atto la loro più recente formula di persuasione commerciale. Offrono cioè merci ad un prezzo così basso, dicono, un prezzo a cui non si sognerebbero nemmeno di proporle a un sovietico. Ma è nel buio della notte che si svolgono le grandi manovre, i grandi spostamenti di truppe su mezzi blindati, di cui solo il rumore, ormai abituale per i residenti, ma che sorprende i nuovi arrivati, sale alle case incollate alle colline di Kabul. Dove si dirigano queste truppe è difficile saperlo. Ma il giorno dopo, nei bazar e nelle rappresentanze straniere, si raccolgono voci di scontri in provincia fra ribelli da una parte e soldati afghani e sovietici dall'altra. Voci che parlano di battaglie sanguinose e di molte vittime, che aumentano nel passaggio della notizia da una bocca all'altra.